tutti, sono Daniela di L'Arte si fa in quattro. Aspettate un bambino e volete rivelare a vostro marito, ai genitori o agli amici il sesso del nascituro in modo da sorprenderli tutti quanti? Perfetto, siete nel posto giusto. Oggi preparo per voi una scatola esplosiva. Ho acquistato un cartoncino bianco 100x70 cm e l'ho tagliato in due parti uguali in modo da ottenerne due da 50x70 cm circa. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link dove acquistare le scatole già pronte da decorare. Ma io ho deciso di farla da sola. Ho scelto la forma esagonale e ora vi mostrerò come disegnarla. Posiziono il righello in modo che sia perpendicolare al lato di 50 cm. Traccio una linea distante dal bordo 25 cm circa e poi ne segno il centro esatto. Dal punto che ho trovato segno 7 cm a destra e 7 a sinistra, formando una linea ben centrata di 14 cm. Ora apro il compasso per tutta la lunghezza della linea che ho tracciato, facendo due ampi semicerchi che andranno ad unirsi tra di loro. Successivamente punto il compasso nel punto che ho trovato. Lo apro fino alla linea e traccio un cerchio completo. Segno i punti dove i semicerchi fatti all'inizio toccano il cerchio. Tenendo il righello parallelo alla linea iniziale, con l'aiuto di una squadra segno i punti dove la squadra stessa incontra il cerchio. Unisco tutti i punti e l'esagono è completo. Su ogni lato devo disegnare le pareti della scatola. Da ogni lato traccio perpendicolarmente due linee di altezza 12 cm circa. Se vi sembra complicato, non preoccupatevi, su Facebook sull'Arte si fa in 4 troverete tutto lo schema passo a passo per disegnare la scatola a forma esagonale. Eccola terminata. Tagliamo. Una volta ritagliata, la piego sui bordi ripassandola più volte. È arrivato il momento di rivestirla. Ho acquistato gomma Eva glitterata azzurra e rosa.
ho tagliato dei rettangoli di 14 x 12 cm e li ho incollati alternati sui lati nella parte esterna della scatola. Aspetto che asciughi e questo è il risultato. Ho deciso di rivestire la parte sotto della scatola sempre con gomma Eva glitterata, però grigia. Nascituro sarà femmina? Rivesto tutto l'interno con la gomma Eva rosa. Vi ricordo che ogni pezzo deve essere tagliato singolarmente per permettere alle pareti della scatola di aprirsi e chiudersi facilmente. Procediamo! Ogni volta che incollate un lato interno, assicuratevi che non ci sia attrito tra gli strati di gomma. Ecco perché lascio uno spazio tra l'esagono e le pareti di circa 2 mm, proprio per evitare che gli strati spingendosi formino pieghe indesiderate. Lascio di nuovo asciugare. Nel frattempo, sul secondo cartoncino, disegno un esagono usando lo stesso procedimento iniziale, però questa volta il lato non sarà di 14 cm, ma bensì di 14,8. Su ogni lato disegno una bordura di altezza 4 cm, completo di una luce laterale che mi servirà per chiudere quello che sarà il coperchio della scatola esplosiva. Piego bene ogni bordo, le alucce e con l'aiuto della colla vinilica incollo tutto insieme. Una volta asciutto, divido a metà l'esagono tracciando una riga nel mezzo. Ho ritagliato strisce di altezza 2 cm, sempre di gomma Eva glitterata rosa e azzurra,
e le ho attaccate partendo dalla linea che ho disegnato in precedenza. Una volta asciutto, rifilo con le forbici e questo è il risultato. Farò la stessa cosa sui lati, ricordandomi di alternare i colori. Rifinisco anche gli spigoli, sempre alternati, e lascio asciugare. Ho acquistato del nastro da bambini rosa e azzurro di un centimetro circa e ho rifinito i bordi dei lati della scatola per coprire bene le imperfezioni, che possono svelare in anticipo la sorpresa finale. Fatto. Lasciamo asciugare bene. Nel frattempo rivesto la parte interna del coperchio tutta rosa. Ho acquistato degli stampini per biscotti e ho ritagliato 6 cuori di gomma Eva grigia e 6 più piccoli, metà rosa e metà azzurri, e li ho attaccati in questo modo. Queste decorazioni sono solo un esempio, voi potete fare come volete, state attente però, quando le attaccate il coperchio non le deve coprire. Sempre con delle formine, questa volta però a fiore e in 3 misure diverse, ho preparato decori per l'interno della scatola. Sotto potete trovare tutti i link dei materiali utilizzati in questo video. Stampi per lettere ho ritagliato la scritta femmina. Le ho ritagliate per 2 volte e in dimensioni diverse per ottenere l'effetto bordato e le ho attaccate a metà tra una parete rosa e un'azzurra.
cartamodello ho ritagliato delle sagome che assemblate formano la carrozzina di una neonata. Vi ricordo che potete trovare tutti i cartamodelli sulla nostra pagina Facebook L'arte si fa in quattro. Eccola pronta per essere incollata al centro dell'esagono e rifinita con dei punti luce. Strisce di gomma Eva lunghe 20 cm e alte 2, termino il coperchio facendo un grande fiocco al centro. Lo rifinisco con un cuore grigio. Attenta ad attaccarlo in modo che la sua estremità punta corrisponda con lo spigolo dell'esagono. Vi sarà utile anche per capire come posizionare la scatola per la sorpresa finale. Ma chi c'è qui? No, non si tocca! Scusate l'intrusione. Con l'aiuto di questi stampini per biscotti ho ritagliato stelle rosa e grigie di varie dimensioni. Poi le ho applicate all'interno della scatola in ordine casuale. Ecco il risultato. Ed ecco la scatola chiusa e pronta per la sorpresa. Vi ricordo di nuovo che quando preparate la scatola, la punta del cuore deve essere rivolta verso lo spigolo dell'esagono, praticamente dove si trova la scritta femmina. E ora, sarà femmina o sarà maschio? Sarà femmina o sarà maschio? Pronti? È femmina! Se il video vi è piaciuto, lasciate un like o un commento. E perché no? Iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ciao! Alla prossima con un nuovo video. Vi aspettiamo!